succede, amico? Quack! Sono i veri genitori di Quark. Scrunch dice che furono uccisi da armi difettose create dai tecnomiti. Wow, questa è tosta. Lo diciamo a Quark? Io credo che lo sappia. È così, per causa sua. Non vedrò mai i miei veri genitori. Ho riconosciuto i tuoi genitori dalla foto. All'epoca erano grandi supereroi. Dovresti essere molto orgoglioso. Temo non fosse l'orgoglio quello che cercava. Come hai potuto essere così cattivo? Conoscevi la verità e l'hai usata contro di me per ottenere ciò che volevi, ma ora avrò io ciò che voglio. Cosa stai facendo? Tu non sai come funziona! Beh, pensi che io sia un idiota, vero? Che ne dici di avere il mio cervello al posto del tuo? E l'intelligenza che vuoi? Beh, eccoti... l'esatto contrario. Non credo sia un'ottima idea, Quark. Perché non vieni fuori di lì? Così vediamo se riusciamo a calmarti un pochino, eh? Sì, Quark. Dovresti riflettere su ciò che stai facendo. Otto ha ragione. Non conosci gli effetti di questa macchina. A questo punto non mi interessano. No, e adesso cosa ne facciamo di lui? A quanto pare Scrunch ha un nuovo parente stretto ora. Ottimo, ora possiamo andarcene? Ho fissato un altro massaggio su Pokitaru tra un'ora. Agli ordini. Acquistate subito il vostro Battle Ratchet, il più realistico giocattolo da guerra mai creato. Attenzione, Battle Ratchet è una creatura vivente dai comportamenti imprevedibili. Non tenete Battle Ratchet nella sua confezione originale senza dotarla di buchi per l'aria. Ah, mi fa piacere che abbiano trovato come usarli. Già, e pare proprio che Quark abbia trovato un'ottima compagnia. Ed eccomi lì, faccia a faccia contro il calamostro di Oceania 8. Sfoderai la mia fidata elettropistola, ma l'acqua salata l'aveva inceppata. Ehi, stavo per arrivare alla parte migliore. Sarà anche rimpicciolito, ma si crede ancora un grande.